E allora dillo che vuoi fare tutto te, che vuoi fare tutto te, che vuoi prendere palla, sbatterti nei coglioni e andare a fare gol. Brahim Diaz, anzi Brahim Diez stasera, perché ha giocato veramente da numero 10. Ha avuto 8, 9, forse anche 10, non esageriamo, però ha fatto una partita veramente da 10. Due gol da 10. Palle filtranti da 10. Che gran partita oggi di Brahim Diaz. Era bellissima, bellissima partita, una bella partita comunque dai contorni commoventi, dai contorni emozionanti, perché avere lì, io ho visto Galliani inquadrato sul gol del Milan, non sapeva neanche lui se esultare o stare fermo, se disperarsi, ha scelto la via dell'eleganza, della parsimonia. E però un contorno di una partita emozionante, una partita che non è stata come le altre, che il Milan si porta a casa quasi. Non dico con la sigaretta, perché comunque il Monza ha giocato bene, il Milan ha tenuto botta grazie anche a Tatarusanu, e adesso ha preso gol su punizione, ragazzi hanno fatto il gol della domenica, non venite a rompermi i coglioni. Però grandissima partita, anche il primo gol in rosso-nero di Origi, che ha fatto una grandissima partita e tira una pinna secca, e il solito Leao entra e la chiude come solo lui sa fare, cosa che era già chiusa, ma lui ci mette la doppia mandata. Come dire, signori, grandissima partita, come una squadra che è in forma. Il Milan è questo. Il Milan è questo, una squadra che magari un tempo si adagia, poi se può dilagare, trova spazio, non ti lascia scampo, ti azzanna, e noi ci mettiamo comodi adesso a guardare tutto il resto, sperando in qualche inciampino qua e là. Sava Sandir, ragazzacci, forza Milan. E la lacrimuccia è scesa. Ditelo che la lacrimuccia è scesa anche a voi.